La macchina, questa macchina del caffè, quella dietro, mi ha rotto le balle, sai perché? Adesso c'è il caffè dentro, porca, dopo domani lo bevo e mi scoccio a buttarlo via. E la Pedrini, non conoscete la Pedrini? Perché praticamente, adesso vi giro la macchina, è un po' buio, vedi lì, ok. Praticamente cosa succede? La Pedrini si ribalta fissa, mi ha rovesciato tutto, ha rovesciato tutto, adesso qua è da pulire, vedi? Ha rovesciato tutto il caffè, capito? Ha rovesciato le pedrine, sì, sono sozza, pulisco quando ce vuoi, allora mi hai rotto i coglioni, hai capito? Utente della piattaforma petrolifera, ti metti in casa mia, vieni a rompermi i coglioni, e poi ti permetti anche da giudicare, capito? Adesso pulisco, toh, dai, un po' che palle, pulisco, problemi? Io mi ricordo da studente. Da studente era un'altra vita, dai. Ho cambiato tutto. Allora, ragazzi, vabbè, qui, studente, non è che lavava i piatti. Una volta al giorno, tutte le mattine, tazzavi alle 6 e lavavi i piatti. Allora, comunque, questa qui praticamente è la cosa, quella piccolina. Però a me questa qui non piace, per me questo caffè lo fa male. Allora, io voglio questa qui, la vendo. Ma sapete che sono quelli che vanno, non so, io ne conosco, cioè, di gente comunque sì, adesso neanche nei piccoli paesi. Loro praticamente comprano da noi italiani la roba usata, così, no? Poi la portano nei loro paesi, fanno i mercati di strada, capito? Con la roba usata. Vabbè, comunque, questa qui è la Pedrini, ma questa costa 20 euro comunque. 20, questa qui non mi piace, lo fa male. Ne voglio prendere una più piccolina, voglio sostituire la macchina del caffè.